Il primo ad essere inaugurato, 800 metri quadri circa di superficie, a regime lavoreranno qui dentro una sessantina di persone a servizio della ricostruzione delle imprese e dei cittadini in funzione di sportello unico per le attività economiche che vorranno ripartire all'indomani del terremoto e dei cittadini che potranno presentare i progetti per la ricostruzione. È una struttura importante, serve sia l'area di Ascoli Piceno che quella del Fermano, ci saranno poi altre strutture che inaugureremo in seguito, proprio per il Fermano nella zona montana da Mandola, nella zona del Maceratese, perché dobbiamo, Fabriano, dobbiamo coprire un po' l'intero territorio regionale, questo resta e rimarrà uno dei punti maggiormente strutturati. Già è cablato, già è pronto e predisposto, in questo momento ovviamente operano i dipendenti legati ai percorsi regionali, a questi si aggiungeranno tante altre persone che verranno dalle assunzioni che stanno facendo su scala nazionale a favore del terremoto. Quindi al di là di quello che sarà il lavoro proprio di istruzione delle pratiche e quello che arriverà per via telematica, perché la ricostruzione prevede una piattaforma dentro la quale presentare i progetti, che è stata creata e verrà messa, insomma, per tutti i tecnici che avranno bisogno di presentare i progetti, anche un luogo fisico dove raccogliere domande, dare informazioni, contattare le persone, produrre luoghi, anche avere qui dentro luoghi di produzione di momenti di incontro per poter sviluppare quello che sarà il grande lavoro della ricostruzione.